Dividiamo un foglio da disegno già squadrato in quattro parti, tracciando gli assi verticale e orizzontale seguendo i segni prestampati. Scriviamo PO sul primo quadrante. PV sul secondo. PL sul terzo. E LT sulla mediana orizzontale. Con le forbici tagliamo la porzione di mediana che separa terzo e quarto quadrante. Ribaltiamo il secondo e il terzo quadrante piegandolo di 90 gradi. Posizioniamo il quarto quadrante dietro al terzo. Appoggiamo il solido che vogliamo rappresentare nelle sue proiezioni ortogonali sul piano orizzontale PO, avendo cura che le sue facce laterali siano parallele al piano verticale PV e a quello laterale PL. Con la matita, tenendo fermo il solido, disegniamo sul piano orizzontale il contorno della base. Abbiamo appena tracciato la pianta del parallelepipedo. Spingiamo ora il solido fino al piano verticale. Teniamolo ben fermo e con la matita tracciamo il contorno della faccia frontale. Riposizioniamo il solido sopra la pianta. E spingiamolo verso il piano laterale. Con la matita, mantenendo sempre fermo il solido, tracciamo il contorno della faccia laterale per definire così il prospetto laterale del parallelepipedo su PL. Togliamo ora il solido dalla scena. Con la matita tracciamo sul piano orizzontale le linee di proiezione che congiungono la pianta ai prospetti. Posizioniamo la matita coincidente ad uno degli spigoli del prospetto laterale, con la punta appoggiata al piano orizzontale. Manteniamola a contatto con il foglio e ruotiamo il piano laterale di 90 gradi. Ripieghiamo il foglio e ripetiamo l'operazione spostando la matita sull'altro spigolo.
abbiamo disegnato degli archi di cerchio sul quarto quadrante, il piano del ribaltamento. Ruotiamo infine sia il piano verticale sia quello laterale di 90 gradi e apriamo così il foglio per ottenere la rappresentazione delle proiezioni ortogonali del parallelepipedo. Le linee che collegano le tre viste del solido si chiamano linee di proiezione.